patologie tempo dipendenti sappiamo intendere delle patologie in cui l'unità di tempo è assolutamente fondamentale, è il nostro pane quotidiano ed è interessante sottolineare come sia una recente acquisizione che le differenze esistono in maniera assolutamente significativa anche in quest'ambito. Per medicina di genere, ancora meglio, medicina delle differenze in una davvero definizione più inclusiva, e tendiamo quella visione attraverso la quale si va a sottolineare come le manifestazioni di patologia in acuto e in cronico, ma anche i fattori di rischio, ma anche la prevenzione, debba essere declinata in maniera diversa nella popolazione maschile e nella popolazione femminile. Gli esempi per i quali noi veniamo a contatto con la medicina delle differenze sono oggettivamente il nostro quotidiano. Sappiamo come la sindrome coronarica acuta abbia diversa manifestazione nella popolazione femminile e nella popolazione maschile, con dei chiari fattori di rischio che sono dei fattori di rischio ginecardiologici che sono propri della popolazione femminile. Penso ad esempio agli disturbi della gravidanza piuttosto che alla depressione, piuttosto che alle malattie autoimmuni croniche, che sono dei fattori di rischio che pesano di più nella popolazione femminile. Penso allo stroke, in cui le manifestazioni è oggettivo, sono diverse nella popolazione femminile e nella popolazione maschile, con un ritardo di cura nella popolazione femminile e una maggiore morbidità, sempre declinata al femminile. Anche il trauma vede delle differenze nella popolazione femminile e maschile per tipologia di paziente, e penso le donne sono più frequentemente passeggere, anteriori piuttosto che pedoni, ma anche le macchine sono pensate per una fisicità declinata al maschile. E ultima, anche nella sepsi ci sono delle chiare differenze, le donne arrivano più tardivamente, il sistema all'attenzione delle cure, il sistema immunitario è più attivo, abbiamo delle forme più tardivamente di sepsi severa, arriviamo più tardi all'attenzione del clinico e con una maggiore severità di patologia, molto spesso in dipartimento di emergenza.